Doveva essere approvato il 30 aprile il rendiconto di bilancio per la gestione del 2021 nel comune di Sesto, ma il consiglio comunale è stato convocato per la votazione solo il 12 di maggio. L'ex sindaca, ora consigliera di minoranza di Per Sesto Domani, punta il dito contro i ritardi e la mancanza di rispetto delle regole nel presentare la documentazione ai consiglieri. Non è in dubbio il rendiconto della passata gestione amministrativa, dice, ma il rispetto delle regole e si profila l'ipotesi di un ricorso al TAR. Abbiamo bocciato il rendiconto di gestione che faceva riferimento tra l'altro alla gestione 2021, quindi una gestione che almeno fino ad ottobre era appartenente all'amministrazione da me guidata, ma semplicemente per una questione di violazione delle norme. Innanzitutto c'è da far rilevare che questo rendiconto di gestione andava approvato entro il 30 aprile e noi l'abbiamo approvato al 12 di maggio, quindi oltre i termini previsti dalle norme, senza che sia intervenuta nessuna proroga, ma l'abbiamo bocciato anche perché dal nostro punto di vista c'è stata una violazione non formale, ma una violazione sostanziale dei termini per il deposito e la messa a disposizione di tutti i documenti facenti parte del rendiconto di gestione. Potrebbe aprirsi uno scenario dal punto di vista di un ricorso al TAR per ipotesi che stiamo vagliando per farne acclarare la nullità della delibera, come peraltro abbiamo già anticipato insieme al Consiglio Comunale. L'aspro scontro si è poi consumato sull'accusa lanciata dalla maggioranza alla passata amministrazione, quindi ancora all'opposizione, di debiti extrabilancio riguardo alcuni lavori per piste ciclabili e segnaletica. L'opera era prevista nel bilancio, si tratta di parlare semplicemente nel primo lotto di un maggior costo per gli espropri. Per quanto riguarda le procedure seguite, si dice sereno invece il sindaco Carlo Vezzini, pronto a rispondere in ogni sede. La questione è puramente tecnica. Ricordo che il Comune di Sesto, come tutti i comuni, ha un segretario comunale e un responsabile finanziario che hanno il compito di verificare la legittimità degli atti e delle procedure. Sono sereno nella posizione, nella procedura che ha adottato il Comune di Sesto. Se si avvererà il ricorso al TAR, prendo atto e poi ci difenderemo con le nostre tesi tecniche con cui abbiamo supportato oggi la procedura.